Naturalmente pensavo anche di tarti di capone, se poi voi fareste anche delle iniziative su eventuali collisioni, comunque un discorso legato all'Adriatico, no? Visto che comunque non è mai successo niente, però non si sa mai quando. Avete anche esperienza, mi sembra anche con la Concordia, mi sembra che siate stati chiamati, allora anche sul discorso di avere un hub in Porto Vecchio che comunque sviluppa un discorso innovativo e importante per la città, ecco, magari se potrebbe dire qualcosa. Io volevo invece tornare su un altro discorso che è la questione rigassificatoria, anche se oggi non parliamo di gas, però noi abbiamo sempre un discorso aperto con i rigassificatori di Zaua, un iter che comunque tutti hanno dato parere contrario, gli enti locali hanno detto di no, però ufficialmente c'è un iter ministeriale dove c'è un ok al rigassificatore, manca ancora c'è una via bus da parte della commissione per il gasdotto che va da Trieste a Villesse. Naturalmente manca solo la firma dei due ministeri. Ecco, allora io volevo anche tenere presente che comunque la questione è anche petrolifera, se ci mettiamo pure un rigassificatore in quell'area, bloccherebbe comunque tutta l'attività futura del nostro porto. Io lascerò qua magari una relazione senza che la tiro con le lunghe. E volevo solo fare un piccolo appunto al direttore della SIA. Allora, anche sul caso SIOT i nostri politici sono latitanti. Sorprende che dopo 50 anni di concessione, sono ora in programma festeggiamenti per fine aprile, e la concessione d'uso per ulteriori 50 anni, la società non abbia previsto di investire nel parco serbatoio nuove soluzioni a risolvere la questione d'origine della valle di Lodina e che nemmeno chi di dovere non abbia imposto alla società SIOT l'obbligo di farlo. Non serve parlare e pontificare che l'attività produce un indotto considerevole quando la maggior parte delle tassazioni finiscono a ingrossare le finanze romane, lasciando sul territorio le briciole ed i vincoli ambientali e marittimi che l'impianto comporta. Oltre naturalmente gli odori sgradevoli, la politica sia locale che regionale deve pretendere la tutela della salute e benessere dei residenti del comune di Santo Lio della Valle, delle popolazioni limitrofe, dei comuni di Trieste e Muggia. Naturalmente direttore lei sa benissimo di cosa sto parlando, per cui negli anni si sono sviluppati, si sono fatti studi vari, doppia munizione, spruzzi, nebulizzazioni, però alla fine siamo al punto zero, per cui io spero che in questi futuri 50 anni di, diciamo, investimenti, non so, sulle tratte che voi fate, pompe e quanto, pensiate anche a risolvere la questione d'origine e trovare delle soluzioni tecniche vere sui serbatoi. Grazie. Se ci sono domande, ecco, però pregherei di venire qui perché abbiamo problemi col microfono, abbia pazienza che non ci sente. Ma la domanda è semplice, diciamo Trieste ha un'altra potenzialità che forse non è stata delineata abbastanza, che sono i 300 milioni che il governo italiano investe per la ricerca, per gli istituti di ricerca che noi abbiamo, tra cui anche sulla fisica dei materiali, cito il sincrotrone come uno, ma insomma 300 milioni contro i 120 che spende una città di queste dimensioni per un'università, vuol dire che c'è tante altre cose assieme. Quindi che relazione si potrebbe creare virtuosa
tra l'esigenza che avrà, diciamo, questo laboratorio di innovazione, perché di questo stiamo parlando, cioè passare, diciamo, dalla ricerca qui e far diventare Trieste una città, oltre che della scienza che lo è già, anche una città dell'innovazione, che idee avete di relazioni con gli enti di ricerca? Grazie. E con, naturalmente, gli istituti tecnici superiori, le scuole superiori, perché il problema è, per passare dal turismo al lavoro e all'industria, e bisogna anche che i nostri giovani capiscono che c'è una possibilità anche nel settore dell'ingegneria. Faccio solo così un underline: a Trieste stiamo cercando in questo momento 200 informatici, non li stiamo trovando, però questa città ha le più grandi aziende di telecomunicazioni. È lo stesso discorso che veniva fatto un'altra volta sullo studio del tedesco, che adesso viene abbandonato nelle scuole superiori. Sono più di un tema. Mi piace partire dall'ultimo. Noi cercavamo ingegneri, diciamo, siamo in una crescita modesta, ma siamo in una crescita. Abbiamo scoperto che uno dei nostri giacimenti era quello di andare all'università e farci dare i nomi degli studenti più brillanti. Beh, è 2-3 anni che questo giacimento si è inaridito, perché ci anticipano le aziende tedesche. Vanno lì, vanno i professori, li prendo, fanno dare i nomi e poi vanno a lavorare in Germania, che di sé non è un problema. Io ho due figli, una figlia via a New York, via a Berlino prima, un figlio a Bruxelles, quindi mi pare che il futuro della mia generazione è questo, cioè vuol dire avere uno spazio molto più ampio dove la tua famiglia cresce. Il problema è un altro: è perché vanno in Germania? Perché mio figlio è andato a Bruxelles? Perché mia figlia è a New York e a Berlino? Perché lì il costo del lavoro è per il valore, cioè il lavoro è valutato per il valore che crei. Fin tanto che noi non rompiamo questo meccanismo maledetto, noi perderemo per sempre la cosa. Allora, il primo vero problema è che dobbiamo smetterla di pensare che abbiamo un problema di costo di lavoro. Abbiamo un problema di valore, di creazione del valore. Dobbiamo smetterla di pensare che è importante fare 36,5 ore, ma che invece è necessario creare valore. E deve essere valutato per questo e pagato per questo. La gente se ne va per questo. La seconda cosa è che, non sto mettendo le mani avanti, però voglio ricordare, noi siamo un'industria. Alla fine, quello che io devo portare al mio management è il bilancio. Sono i profit and loss, cioè uno stato patrimoniale attivo e un bilancio inattivo. E noi siamo alla fine della catena e noi creiamo, come diciamo prima, tutto quello che è non si può creare altrove, perché se uno ha bisogno di una bottiglia d'acqua o dell'acqua normale e di plastica, ce l'ha, non viene da me. Ma se invece ha bisogno di tenere dell'acqua senza la bottiglia, mi faccio per dire, probabilmente bisogna ragionarci. Noi ragioniamo in quel punto lì, ma tutto quello che vi ho mostrato non c'ha niente di ricerca. Noi siamo stati negli anni lontani da tutti i temi che non avevano un stato dell'arte tale da poter essere industrialmente utilizzabili. Perché se voi venite con me in Porto Vecchio oggi, vi mostro degli oggetti inventati da noi, costruiti qui, che però hanno fatto lavori, sono state parte di progetti del valore di qualche miliardo, perché hanno fatto il lavoro per il quale erano stati pensati. Perché si è riusciti a farli? Perché esiste la ricerca prima di noi. Però ognuno fa il proprio mestiere, esiste la ricerca, l'innovazione, l'applicazione tecnologica. Noi siamo su questa parte della catena, d'accordo? L'unica cosa che noi possiamo fare, e alla quale io credo personalmente, forse più di quanto creda la mia azienda addirittura, è fare una rete. Cioè dobbiamo orientare i vettori. Dobbiamo passare da un moto turbolento a un moto laminare. Dobbiamo fare in maniera tale che
capiamo dove vogliamo andare. Io ho provato a dirvi dove vorrei andare. Voglio andare a creare tutto quello che mi serve per poter lavorare sulla robotica nel fondo del mare. Se mi viene a dire, guarda, c'è delle bellissime cose di robotica per fare le saldature all'interno delle navi, dico, non sono quello giusto. Dobbiamo fare rete, la gente deve dichiarare gli obiettivi di lungo termine. Quelli che hanno visto 60 anni prima la necessità di portare energia dentro la Baviera per trasformarla da una realtà agricola a una realtà industriale. I 300 milioni vanno bene, ci vuole che qualcuno li riorienti sui grandi temi. Io non so se il tema che ho portato oggi è un grande tema, io ci credo perché ci lavoro. I ragazzi che lavorano con me, alcuni sono qui, ci credono perché ci lavorano. Noi non mandiamo ancora via nessuno, non abbiamo bisogno di mandare via nessuno, continuiamo a crescere, eccetera. Ma il concetto è questo, cioè la scienza dei materiali, la robotica, l'informatica, l'intelligenza artificiale, tutto questo ha bisogno di una rete. Oggi siamo in un mondo che è tale per cui è così complesso che ha bisogno di reti, non di centri, ha bisogno di reti, ha bisogno della capacità di recuperare le competenze dove sono, in maniera veloce, moderna, efficace e di coagularle attorno a temi forti, portanti, cogenti. Nel mio mondo la robotica subacquea è cogente, è il futuro dell'attività subacquea. Se facciamo una rete di competenze che si orienta attorno a questi temi, io ho fatto parte del mio mestiere, il resto non lo so, io so il mio. Io penso che però sia questa la necessità forte e penso che oggi abbiamo visto che il porto mette a disposizione quello che è la nuova idea del porto, trasformare, come dire, movimentare idee oltre che me, che cose, no? E le città mettono a disposizione tutto quello che è necessario per poter vivere attorno a queste idee. Per cui non so se ho risposto, ma è interessante i 300 milioni di ricerca, non so per noi. Io le posso dire dove vorrei, che tipo di competenze vorrei che si sviluppassero per poter fare quello che facciamo noi alla fine di un ciclo. No, io qualcosa da dire ce l'avevo anch'io, nel senso, beh, prima di tutto perché mi veniva la battuta e la faccio. E poi mi dicono che io non volevo ascoltare discorsi sull'offshore da parte di un veneziano e invece, insomma, oggi è venuto un veneziano a parlarci di offshore e non mi ha dato fastidio per niente. Quindi, insomma, da questo punto di vista, insomma, è un discorso che oggi è stato fatto e mi è piaciuto. L'altro discorso, un po' in risposta anche, è che questo è il compito. Allora, loro fanno il loro mestiere, chi fa ricerca applicata a fare la ricerca, ci devono essere soggetti pubblici che fanno di mestiere i facilitatori di dinamiche di integrazione e di creazione di rete. E questa è una delle cose che come autorità di sistema portuale ci vogliamo dare come responsabilità, come poteri, come attività. Quindi da questo punto di vista ricado in una serie di cose che dico spesso e che ripeto anche qua. Primo, dobbiamo finirla di pensare che nel pubblico ci devono finire gli imbecilli. Cioè oggi sembra che nel pubblico, il settore pubblico non sia nulla, non abbia nessun ruolo, più lo tagliamo meglio è. E questo è quello che pensano tutti, probabilmente tanta gente anche in sala, non è quello che penso io. Io penso invece che il pubblico, soprattutto oggi, in questa fase della storia della nostra civiltà e soprattutto in Italia, abbia un ruolo fondamentale. Quindi nel pubblico ci devono finire le eccellenze, ci devono finire i cervelli, perché il pubblico ha una funzione fondamentale, che è proprio questa, di definire quelle che sono le visioni di lungo periodo e chiamare i soggetti privati o pubblici, università, centri di ricerca, per mettere insieme tutti quei tasselli che servono per arrivare a quello che è l'obiettivo. Ma ci deve essere qualcuno che questi ragionamenti li fa, e torno a dire, come dicevo prima, questi sono ragionamenti che hanno bisogno di calma, di intelligenza e di ricerca, perché la ricerca serve, anche questa è una cosa, 300 milioni nella ricerca vanno messi perché c'è bisogno di qualcuno che pensi, finché c'è qualcuno che lavora ci deve essere qualcuno che pensa e basta. Poi ci deve essere qualcuno che mette insieme ciò che è stato pensato e ciò che viene realizzato a livello industriale, fare il cosiddetto trasferimento tecnologico, da una parte c'è innovazione, trasferimento, e questo ruolo
noi ce lo stiamo dando come autorità portuale, tant'è che nell'ultimo periodo insomma stiamo anche assumendo tutta una serie di figure specifiche legate a quelli che noi chiamiamo progetti speciali, e sono figure che naturalmente, dovendo mettere insieme competenze, soggetti di diversa estrazione, di diversa natura, chiaramente devono avere insomma una testa che non è banale. Quindi noi pensiamo che il pubblico non sia, non debba essere per forza immaginato come burocrazia, come ostacolo, ma anzi pensiamo che sia proprio il pubblico che crea, che facilita, che determina, certe dinamiche. A questa cosa, diciamo, ci crediamo totalmente, e un po' alla volta io penso che si stia vedendo a Trieste che questo ragionamento porta a dei risultati, li porta in porto, per cui vediamo soggetti che a Trieste investono e non investono in altri porti, investendo portano traffici, investendo portano attività, quindi l'attività tradizionale del porto. Trieste ha questo elemento del punto franco che voi sapete, è un elemento importantissimo, è un elemento importantissimo perché permette, e mi riallaccio a quello che veniva detto prima, di portare non solamente attività portuali tradizionali, ma anche attività industriali, manifatturiere, che è quella poi che è la peculiarità di quello che si dovrebbe fare in Punto Franco, con specificità diverse, ci sono, e quindi anche in quel caso localizzazioni diverse. Io ritengo che un certo tipo di industria non vada messa in Porto Vecchio, nel punto franco di Porto Vecchio, ritengo invece che certe attività ad altissimo valore aggiunto possano essere posizionate nel punto franco in Porto Vecchio. Non è un caso che quando c'è stato da definire se attraverso l'emendamento russo si dovevano trasferire tutti i metri quadri del punto franco del Porto Vecchio da qualche altra parte, c'è stato qualcuno che ha detto lasciamo un po' di punto franco in Porto Vecchio, perché probabilmente se domani servirà, ecco la visione anche un po' più in là di quello che è il proprio naso, il mio è anche lungo, ma insomma rispetto a questo dobbiamo essere in grado di andare al di là, di pensare che le nostre scelte, soprattutto le scelte che fa un soggetto pubblico, influiscono su quello che è il futuro di un territorio, e quindi non possiamo farle non pensando che oggi la situazione va in un certo modo, ma che è un mondo questo che cambia velocemente, repentinamente. Io uso sempre l'esempio dell'11 settembre, ma è un chiaro esempio: prima dell'11 settembre c'erano certe dinamiche ormai consolidate e nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe successo tutto quello che è successo dopo. Purtroppo oggi, queste cose possono capitare e sono eventi che in un secondo cambiano quella che è la faccia di una civiltà. Allora noi dobbiamo essere in grado di fare scelte sapendo che non esistono idee giuste, perché l'idea giusta un secondo dopo può essere quella sbagliata. Allora dobbiamo essere in grado di fare tutta una serie di scelte che ci permettono di assecondare quella che è la visione che abbiamo oggi, ma sapendo che un domani dobbiamo avere un piano B, un piano C, un piano D, un piano E. E quando vediamo che le nostre scelte sono sbagliate, non rammaricarci più di tanto, cambiare rotta subito e prendere quella che è la linea. Questo è il modo con cui stiamo ragionando oggi. Ed ecco, torno a dire, l'esempio dell'aver lasciato il punto franco in Porto Vecchio e vedere che dopo nemmeno un anno c'è già qualcuno che mette attività di questo tipo in punto franco in Porto Vecchio, fa capire che quella scelta è stata lungimirante. E quindi da questo punto di vista, torno a dire, non sono quello che dice in quel luogo si farà solo quello, perché è il tempo, sono le dinamiche, è l'evoluzione del mondo, è il fatto che un giorno viene qualcuno e ti dice qualcosa a cui tu non avevi pensato. Bisogna essere anche umili, bisogna anche pensare che nessuno è perfetto, che si possono anche trovare persone che ti vengono a dire e dare delle idee che sono migliori di quelle che tu avevi in testa. Ecco, questa umiltà noi ce l'abbiamo da questo punto di vista. Dall'altro siamo anche arroganti nel dire che vogliamo portare avanti determinate idee e le portiamo avanti con convinzione. Chiudo un po' sul ragionamento del rigassificatore che ho sentito. Voi sapete l'avversione che ho io nei confronti del rigassificatore, ne parlo nel senso quello che si vuole fare e si voleva fare in porto a Trieste, quindi un rigassificatore onshore che avrebbe determinato problemi grossissimi per l'operatività del porto. Se è pur vero, come è stato detto, non lo vedo più la persona, ma se è pur vero, eccola, ecco,
che ci sono ancora alcune attività in corso e che probabilmente daranno anche qualche risultato nel processo, cioè, essendo in corso prima o dopo arriveranno anche alla fine. È anche vero che ormai è già stato dichiarato che quel rigassificatore non fa più parte dell'agenda energetica nazionale, per cui insomma ho visto già per esempio che il rigassificatore, notizia di oggi o di ieri, di Portoviro si vuole riconvertire a stoccaggio di LNG. Lasciamo stare quello che sta succedendo a Livorno, dove un rigassificatore in 2 anni e mezzo ha movimentato 5 gasiere, insomma, ecco, diciamo che da questo punto di vista non ci sono più le precondizioni che avevano portato a quel tipo di investimento e soprattutto non ci sono sul mercato e soprattutto sono state accolte da quella che è la visione energetica del governo, che è stata dichiarata ufficialmente. Allora, torno a dire, è chiaro che quelle cose sono in corso, su quelle cose comunque stiamo lavorando. Altra cosa importante, noi stiamo lavorando su tantissime cose, però come vedete non andiamo a dichiararle prima che non diventino realtà vera, quindi per esempio il discorso di Saipem oggi ce l'avete perché con Saipem abbiamo in corso appunto una concessione in Porto Vecchio, è stata data, per cui insomma da questo punto di vista verranno sviluppate queste attività. Grazie, e questo lo facciamo su tutte le attività che riguardano il porto. Grazie al fatto che ci sono dei privati che credono nelle nostre idee, che credono nella localizzazione di Trieste e che mettono i loro soldi, perché questo è l'altro elemento, al contrario di qualche altro porto che continua a dire di avere grandi idee ma va sempre a chiedere i soldi a Roma, noi invece tutte queste cose le stiamo facendo grazie ai soldi dei privati. Credo che parlerò della collisione delle petroliere perché non è un tema che mi affascina, ma è stata posta una domanda riguardo alla situazione, alla questione odorigena della Valle di Dolina. Sappiamo bene di che cosa si sta parlando, forse qualcuno qui non lo sa, quindi lo comunichiamo. Un deposito petrolifero ha l'odore di petrolio. E questo mi sembra abbastanza scontato. Questo odore a volte è abbastanza intenso. Sono state dette alcune inesattezze che vorrei assolutamente e immediatamente rettificare. Non sono stati fatti investimenti falso, sono stati investiti più di 2 milioni di euro per il sistema di abbattimento degli odori che ha generato un miglioramento della situazione. Abbiamo le prove fatte, peraltro a valle, e qui mi riaggancio a un altro punto, quello dell'unione, della relazione virtuosa tra gli enti di ricerca e di formazione e le società e il tessuto economico produttivo. A valle di un lavoro fatto con l'Università di Trieste che è durato più di 2 anni, è stata individuata una soluzione che avrebbe ridotto significativamente, quando dico significativamente dico 85% almeno, le emissioni odorigene di componenti del petrolio, nello specifico mercaptani. È una sostanza che puzza molto, ne bastano pochissime molecole per avere un odore sinceramente odioso. Lo sappiamo bene noi che dentro quell'odore ogni tanto ci lavoriamo. Non è una sostanza che minaccia la salute, questo va detto molto chiaramente. I mercaptani sono parenti dello stesso odore delle cipolle, odore, non è una sostanza che ci irrita gli occhi. E quindi la società ha investito finora 2 milioni, ma ogni anno sta investendo tra i 200 e 300 mila euro per ricondizionare 2 o 3 serbatoi per il sistema di abbattimento degli odori. Quindi gli investimenti stanno andando, la situazione non è perfetta, stiamo progredendo, peraltro è stato già avviato un nuovo progetto che chiamiamo Abbattimento Odori 2.0, sempre con l'Università di Trieste, per capire cosa possiamo fare per migliorare ulteriormente. Ultima cosa riguardo agli odori, abbiamo messo in campo un sistema di nasi elettronici, ci sono 13 nasi elettronici che sono posizionati, che ci permettono di individuare in ogni momento, perché dialogano con la centrale
ogni minuto, ci permettono di individuare ogni momento il livello di quantità o d'origine nei diversi punti perimetrali del parco serbatoio di San Dorligo. E così vediamo come, quando ci sono delle nuvole d'origine, vediamo come si spostano. È interessante. Quest'anno abbiamo ricevuto 9 segnalazioni da parte di persone, cittadini esterni al perimetro, che segnalavano odori. Di queste 9 segnalazioni, sicuramente 3 non avevano a che fare con i nostri odori. Perché in quel momento, o nel momento in cui veniva riportato la presenza di odore, i nostri nasi non segnalavano presenza di odore. Quindi è relativamente facile dire è sempre il deposito di San Dorligo, alle volte non è così. Ciò nonostante investiamo, lavoriamo e lo facciamo in relazione con l'università per trovare soluzioni innovative. La soluzione che abbiamo è una soluzione che è stata inventata qui, esportata peraltro anche in un altro terminale petrolifero italiano. Finanze romane, mi sembra, lo dico perché sono romano, e mi dà, sinceramente mi sembra abbastanza ridicolo. Abbiamo detto che il sistema SIOT determina oltre 40 milioni di euro all'anno per il sistema economico di Nord-Est. Mettetelo in senso lato. Questo al di là dei 31 milioni che gli azionisti della SIOT mettono per far funzionare questo giocattolo in Italia. Al di là. Le tasse romane sono state l'anno scorso 6,4 milioni. Tutto il resto rimane qui. Quindi vorrei che risulti chiaro. Abbiamo ben conscio il tema degli odori. Abbiamo una possibilità per mitigarlo e la stiamo utilizzando. Ci rendiamo conto che non è sufficiente, andiamo avanti con chi fa ricerca, con chi è tenuto a pensare e basta, perché siamo convinti che grazie a loro riusciremo a trovare una soluzione che ridurrà ulteriormente il problema. Il nostro obiettivo è fare in modo di annullarlo totalmente, ma non so se questa è una cosa asintotica. Quindi proviamo e facciamo tutto quello che è possibile per mitigare. Poi ci sono soluzioni fantasiose e pericolose come tetti fissi, lascerei ad altra discussione.